Quiero disculparme a vosotros si hablo italiano, no es italiano, es napolitano mixto a italiano. Los argumentos de esta relación, de esta mañana, son muy importantes, es por esto que hablo italiano, más o menos italiano. Antes de todo, prima di tutto, chiedo di ringraziare Gabriele Finaldi e Javier Portius per avermi invitato a essere qui con loro per questo corso di studio. Credo che tuttavia, prima di leggere quello che ho scritto, la presenza di tanti giovani, studenti soprattutto immagino, debba aiutarci ad essere un po' chiari dal punto di vista del metodo di approccio alle opere d'arte. Anche in questi due giorni, ma in tutti i corsi di studio, in tutti i simposi, in tutti i convegni d'arte, quello che manca per i giovani che sono presenti è sapere qual è il metodo più giusto per avvicinarsi a un'opera d'arte, a una mostra. Spesso noi parliamo di fonti, fonti antiche, ma le fonti vanno interpretate. Il caso di Mancini è uno di questi casi. Parliamo spesso di documenti, che spesso non ci sono, ma parliamo come se ci fossero i documenti. Ma anche i documenti vanno letti e vanno interpretati. Ma soprattutto, diciamolo una volta per tutti ai giovani, vanno guardate le opere d'arte, cosa che sempre di più non si fa. Si leggono le fonti, si leggono i documenti, si guardano le foto, si leggono i libri più o meno giusti, ma dimentichiamo che la fonte di tutto è l'opera d'arte. Si tratta di una scultura, di un disegno, di un affresco, del 300, come del 600, come dell'800 e perché no, anche del 900. Bene, cari giovani, il Prado sta lavorando in questo senso. La successione incredibile di mostre che si fanno qui al Prado deve essere soprattutto per voi uno strumento di approccio alle opere d'arte. Poi potete ascoltare tutte le cose intelligenti o sciocche, tantissime sciocche, che vi dice Nicola Spinosa, ma guardate prima di tutto le opere d'arte. Poi potete sapere da Nicola Spinosa che c'è una fonte letteraria che dice che Ribera, dopo Caravaggio, è il più grande artista che ha lavorato in Roma, ma andate a vedere le opere d'arte. Poi c'è un documento che dice che il giovane Ribera è a Roma nel 12, 1612. Benissimo, ma guardate le opere d'arte rispetto a quelle altre opere d'arte che i documenti dicono fatte nel 18. Questo è un metodo. Io dico sempre a me stesso, e la dimostrazione è che ho dovuto fare ben 4 edizioni del catalogo di Ribera, e oggi, dopo aver visto la mostra qui al Prado, penso che bisogna fare una 5ª edizione, e forse una 6ª, e forse una 7ª, perché guai ad innamorarsi del proprio pittore o del proprio artista e credere che sia il più grande che ci sia stato. Meglio innamorarsi di una bella donna, o viceversa di un bell'uomo. Meglio di un uomo intelligente e di una bella donna, ma anche se fossi intelligente e una bella donna, tanto meglio. Peggio ancora, innamorarsi di una propria idea, che è una cosa gravissima, di un grande peccato. Guai ad innamorarsi delle proprie idee e non verificarle continuamente, e non metterli continuamente in discussione, e non mettere continuamente in discussione se stessi. Questo è un metodo critico che dovremmo tutti avere,
E invece leggiamo studiosi che dicono le stesse cose che avevano detto 30 anni prima, 40 anni prima, perché non ammettono mai di aver potuto sbagliare. Ma l'errore, quando è un errore critico, quando è un errore che nasce da una continua un continuo mettersi in discussione, non è un errore, è una crescita culturale e al tempo stesso una crescita civile. E guai a tenere separata la storia dell'arte dalla civiltà. Guai a tenere separati gli studi di storia dell'arte dalle esigenze degli studi per il crescere civile. Finito il pistolotto da parroco di paese, posso passare alla lettura del testo. La mostra sul giovane Ribera, qui oggi al Prado, e dal prossimo settembre, come ricordava l'amico Finaldi, al Museo di Capodimonte, ha tra i suoi pregi, mi riallaccio al pistolotto di prima, non so se si traduce pistolotto in spagnolo, ma forse Gabriele dopo lo può dire, ha tra i suoi pregi quello di presentare insieme, intorno alla risurrezione di Lazzaro, finalmente considerata, concorde tutta la critica, tra gli esempi più notevoli della sua produzione iniziale, un consistente nucleo di dipinti, da tempo già riferiti agli anni della sua attività tra Roma e Napoli, ai quali è stato affiancato un cospicuo numero di tele, per lo più con mezze figure di apostoli o di filosofi dell'antichità, ma anche con alcune scene bibliche ed episodi evangelici. Opere queste, selezionate tra le più di 50, ieri ho sentito dall'amico Gianni Papa, ormai siamo a 60, tra qualche giorno diventeranno 70, 80, 50 opere riferite in passato, per lo più, ma non tutte, al cosiddetto maestro del giudizio di Salmone, ma che meritoriamente Gianni Papi ha restituito, a partire dal suo primo contributo del 2002 e avvalendosi in alcuni casi dei risultati di una vasta ricerca archivistica, a Ribera, soprattutto al tempo della sua presenza a Roma, sicuramente documentata tra il 1612 e la metà del 1616, quando il pittore, come ormai sapete, si trasferì definitivamente a Napoli. La presenza in mostra di tanti dipinti assegnati al giovane spagnolo tra Roma e Napoli consente, infatti, più e meglio di quanto non fu concesso in occasione della confusa rassegna caravaggesca presentata a Milano nel 2005 e anche della stessa mostra su Ribera nel segno del Caravaggio, che ebbi modo di curare nello stesso anno, sempre 2005, nelle varie sedi di Salamanca, Siviglia e Valencia, un confronto finalmente diretto e immediato tra i dipinti esposti. È una valutazione critica non più basata, come spesso purtroppo avviene o si è costretti a fare, sullo studio spesso insufficiente, se non addirittura deviante, della sola relativa documentazione fotografica. Ovvio quindi che proprio dal confronto tra le opere in presa diretta scaturiscono rilievi e riflessioni che possono concorrere a un più articolato e motivato dibattito critico, così accrescendo pregi e meriti di questa mostra. La presenza al Prado in una stessa sala di esposizione e su pareti contigue di alcuni dipinti con più figure, dal Gesù tra i dottori di Langres al martirio di San Lorenzo di Saragozza, di cui qui vi mostro l'immagine. Martirio di San Lorenzo, peraltro, in uno stato di conservazione così modesto, anche dopo l'accorto restauro condotto qui al Prado, da renderne comunque difficile la lettura stilistica e convincente del tutto l'assegnazione al giovane Ribera negli anni romani proposta da professor Antonio Vannugli.
Così nella stessa sala c'è la Susanna Vecchioni della Galleria Caelus qui a Madrid, la Negazione di Pietro della Galleria Corsini di Roma e la Resurrezione di Lazzaro del Prado, tutti dipinti con evidenti e marcate differenze per chi sa vedere e per chi vuol vedere, differenze nell'uso delle luci e delle ombre, come nella trattazione delle materie cromatiche, nella definizione delle forme, nell'articolazione degli schemi compositivi, così da rendere solo in parte convincente e probabilmente in parte da rivedere la proposta avanzata dall'amico Gianni Papi di collocare queste tele in rapida successione nel breve arco dei 4-5 anni trascorsi dal giovane Ribera a Roma dopo il soggiorno a Parma, terminato sicuramente alla metà del 1611 e prima del definitivo trasferimento a Napoli alla metà del 1616. I dubbi e le perplessità circa la possibilità che queste composizioni a più figure possano da tutte datarsi, come propone Pani e come ho ascoltato in questi giorni tutti al seguito di Papi, confermano, rende piuttosto problematica che tutte queste opere possano datarsi tra il ritorno del pittore a Parma tra l'11 e il 12 e la metà del 16. Dubbi che derivano proprio dai risultati di un attento confronto delle opere ora citate, sia tra di loro che con altri dipinti esposti immediatamente prima o subito dopo qui in mostra, come il San Tommaso del Museo di Budapest, pittoricamente affine ad altre mezze figure correttamente restituite da Gianni Papi a Ribera a Roma, ma non presenti in mostra, tra le quali il più volte citato San Francesco Orante, già Giustiniani e oggi nel Palazzo di Sanssouci a Potsdam, il San Giacomo Minore della Galleria Caelus qui a Madrid, il San Tommaso della raccolta di Michel Laclotte a Parigi, opere queste prossime tra di loro stilisticamente anche ad altre tele fatte conoscere sempre da Papi, tra le quali, sebbene qui non in mostra, il Cristo Benedicente di Nivillac o il Cristo e la Samaritana passato ad un'asta Sotheby's del 1990 a New York. O ancora come il Giudizio di Salomone della Galleria Borghese, opera ancora slegata e immatura per resa compositiva e anche pittoricamente diversa dal Gesù tra i dottori di Langres, dal Mendicante della stessa Galleria Borghese e dai superstiti apostoli già Cussida, poi Gavotti e infine Longhi a Firenze, che al più, come nel caso del San Tommaso e del San Bartolomeo, con il Giudizio della Borghese condividono solo la presenza di alcuni identici modelli. Ma non è meno evidente che rispetto agli apostoli Cussida, Gavotti, Longhi, ai quali sono vicini il San Girolamo nello studio delle Trafalgar Galleries di Londra, che purtroppo qui non è in mostra, e il San Pietro e il San Paolo di una collezione privata londinese, risultano diversi sia dal San Girolamo firmato oggi a Toronto, che pure è stato collocato tra le prime opere dello spagnolo a Roma, sia dalla serie delle personificazioni dei sensi, qui vi mostro la vista della serie, esposto qui in mostra, l'Origene della Galleria Nazionale di Urbino,
il Sant'Antonio Abate di Barcellona, il San Pietro e San Paolo del Museo di Strasburgo e, di fattura ancora diversa, il San Pietro della Quadreria dei Girolamini di Napoli, parte superstite con altre tele di ridotte dimensioni di un altro disperso apostolato. Così come di tutt'altra resa pittorica, per taglio compositivo e per vigore di modellato, risulta la coppia con San Pietro e San Paolo della Pinacoteca di Cosenza, per la quale io, che sono sempre pieno di dubbi e di incertezze, per la quale forse lecito ancora avanzare qualche dubbio sulla sua effettiva assegnazione a Ribera. Dubbi e perplessità, questi qui espressi, che a mio avviso potrebbero forse essere superati se la datazione di questi dipinti venisse fissata in un arco di tempo non limitato ai soli 4-5 anni del documentato, parlo del documentato, soggiorno romano di Ribera di ritorno da Parma. Anche se una simile proposta, che peraltro è in parte condivisa anche da Gianni Papi in questo suo contributo al catalogo della mostra, non è di facile accettazione, proprio per la mancanza di precisi dati documentari sulle prime opere dello spagnolo, almeno fino al 1618, anno in cui viene data notizia del Calvario di Osuna. Fortunatamente questa mattina abbiamo saputo di altri documenti ritrovati e che si legano ad alcune tele del parrocchiale di Osuna. Né al riguardo possono considerarsi sufficienti e incontrovertibili, come invece lo sono per Gianni Papi, le annotazioni critiche, oltre ai riferimenti biografici, che su alcune opere e sullo stile del giovane spagnolo a Roma ne diede Giulio Mancini, nel suo ben noto manoscritto, redatto con molta fantasia in alcuni casi, e poco fa ne abbiamo sentita una di queste fantasie, redatto nel 1620, quando ormai Ribera era già da 4 anni a Napoli. Così come risultano del tutto inadeguate alla comprensione degli inizi del pittore a Parma le modeste copie, ce ne sono varie, della pala con San Martino il Povero, qui vedete quella della Galleria Nazionale di Parma che già l'amico Greg Felton vi ha fatto vedere, dipinta per la Congrega di San Prospero a Parma e pagata alla metà del 1611. Non l'ho scritto, quindi adesso devo uscire fuori dal testo. Il fatto che il pagamento sia stato effettuato alla metà del 1611 non significa che il pittore alla metà del 1611 era ancora a Parma, perché molto spesso si veniva pagati anche in ritardo. Quindi quest'opera potrebbe essere del 10 e Ribera essere stato pagato nell'11. Allo stesso modo che a documentarne orientamenti e scelte iniziali nella città emiliana, quindi a Parma, risulta impossibile tener conto, allo stato delle attuali conoscenze, della presenza nei depositi del Museo di Capodimonte di una tavola di ridotte dimensioni, con il compianto su Cristo deposto, che in un inventario delle raccolte di Casa Farnese a Parma, inventario del 1680, è indicata come opera di Ribera e che Roberto Longhi considerava, quando mi è stato riferito da Ferdinando Bologna e Raffaello Causa, il risultato degli studi condotti dallo spagnolo a Parma su modelli del Correggio, del Parmigianino e di Annibale Carracci. Ne consegue che, in assenza di certezze documentarie sulla data dell'arrivo del giovanissimo Ribera in Italia da Valencia,
che Papi ha proposto addirittura di anticipare al 1605-1606, ma poi doveva giustificare tutto il processo successivo e far diventare Ribera il più grande pittore dopo Caravaggio a Roma. E sulle prime tappe del soggiorno di Ribera in Italia, ne abbiamo parlato poco fa, ne abbiamo sentito parlare poco fa, lungo le rotte del Tirreno, da Alicante a Napoli e poi a Roma, che a me pare una delle ipotesi più convincente, oppure anticipando l'itinerario seguito anni dopo dal giovane Velázquez, da Alicante a Genova e di qui, passando per l'Italia settentrionale, giungere poi a Roma. Io qui mi azzardo a proporre un'altra possibile alternativa per la datazione delle prime opere assegnate a Ribera, nel tentativo di meglio precisare o in parte integrare quanto al riguardo già ha suggerito, in alcuni casi convincentemente, Gianni Papi. Mi pongo la domanda: non potrebbe forse essere più convincente, ma questo anche Papi lo ammette, anticipare a prima del suo soggiorno parmense quelle mezze figure di apostoli come il San Tommaso di Budapest, il San Giacomo Minore della Galleria Caelus, il San Matteo di Michel Aclot, con altre composizioni affine fatte conoscere da Gianni Papi? E non potrebbe meglio intendersi il successivo procedere della sua attività giovanile? Se tornato da Parma a Roma, il pittore si provasse anche nella realizzazione di dipinti a più figure e con una più articolata disposizione compositiva, dipingendo, non me ne vogliate, non sto dicendo niente di delittuoso, dipingendo nel 12 l'ancora impacciato giudizio di Salomone della Borghese, per poi, fatto sul più accorto ed esperto, eseguire nel 1613, ma io penso addirittura agli inizi del 1614, anche con l'uso di luci diverse e di stesure cromatiche più dense e compatte, il Gesù Traduttore di Langres. E tornando alle mezze figure, che secondo il ricordo delle fonti gli avrebbero fornito un maggior successo di critica e di mercato, la fine mendicando della stessa Galleria Borghese, e con l'utilizzo, come nei due casi del San Tommaso e del San Bartolomeo, anche di alcuni modelli già presenti poco tempo prima nel giudizio di Salomone e poi in altre composizioni successive, secondo un metodo molto diffuso peraltro in quegli anni. Gli apostoli della serie Cussida Gavotti Longhi e altre pittoricamente affini come il San Girolamo nello studio delle Trafalgar Gallery che abbiamo visto prima, il San Pietro e San Paolo della Walpole Gallery a Londra, per poi approdare, ma ormai con soluzioni di accresciuta integrità pittorica e di forte impatto visivo, al San Girolamo nello studio firmato oggi a Toronto, l'Origene della Galleria Nazionale di Dublino, il Profeta del Castello Ursino a Catania, il Sant'Antonio Abate della collezione Il Conventetto di Barcellona e giungere, ma qui so che Gianni Papi non è d'accordo, ma potremo restare amici, vero Gianni? Non litigheremo per questo, per poi giungere con la Susanne e i Vecchioni della Galleria Caelus e con la Negazione di Pietro della Galleria Corsini a Roma alla elaborazione di nuove composizioni a più figure, ma ora condotte con accresciuta sapienza nella disposizione delle singole immagini, anche attraverso più attenti ed efficaci tagli di luci e ombre per la concreta definizione al naturale di panni e di epidermidi, di tratti somatici e di reazioni emotive. Dipinti questi da collocare verosimilmente dopo il 14, tra il 15 e l'avanzato 1616.
quando è da presumere, e questo sia ben chiaro, che Ribera era già stato più volte a Napoli, non solo perché nella capitale del viceregno meridionale era presente un folto nucleo di collezionisti e committenti, soprattutto di nazione spagnola, quanto anche, non dimentichiamo i lati umani che fanno anche parte della vita di un artista e della storia dell'arte, quanto anche o soprattutto per incontrarvi, come allora si conveniva, Caterina Azzolino, la sua futura sposa, e doverosamente, non stavamo nel 2010 allora, per la trattativa propedeutica al matrimonio bisognava stipulare un contratto nuziale che non si stipulava in 2 o 3 settimane. Tra l'altro il contratto nuziale andava stipulato con il padre di Caterina, il suo futuro suocero, quel Giovanni Bernardo Azzolino, peraltro di origine siciliana, e qualcuno sa cosa significa essere di origine siciliana, affermato pittore, ma soprattutto, e questo viene ignorato da molti storici dell'arte, potente impresario di varie e numerose commesse in campo artistico, che già prima a Roma e poi dopo il trasferimento a Napoli procurò, oltretutto, al giovane e suo futuro genero anche importanti incarichi presso alcuni prestigiosi committenti, tra i quali un ruolo di rilievo spetta in particolare al principe genovese Marcantonio Doria, legato all'ambiente napoletano da consistenti interessi mercantili, non è scritto ma ve lo dico, comprava insieme ad Azzolino i marmi a Carrara e li vendeva alle monache della Trinità a Napoli al prezzo triplicato o quadruplicato. Era un principe, naturalmente, anche oggi abbiamo molti principi che fanno affari sulla nostra pelle. Quindi legato all'ambiente napoletano da consistenti interessi mercantili, socio di Azzolino in affari, ma noto soprattutto per essere stato, tra l'altro, il committente di una delle sue delle ultime composizioni di Caravaggio a Napoli, il ben noto dipinto con il tiranno che trafigge Orsola, che oggi si conserva in Palazzo Zevallos, sede della Banca Intesa San Paolo, ma anche di lavori a fresco su tela commissionati a pittori napoletani di area caravaggesca, come in particolare, ma non solo, Battistello Caracciolo. Ed è proprio sulla base dei rapporti che il giovane Ribera, mentre era ancora a Roma, di sicuro stabilì sia con collezionisti e committenti spagnoli residenti nella capitale vicereale, sia con il futuro suocero, sia con il principe Marcantonio Doria, dei 4 evangelisti commissionati da Marcantonio Doria, e pagato a Ribera ancora a Roma, metà del 1616. Che continua a restare su queste basi del parere, espresso peraltro da me anche in altre occasioni, che le accennate difficoltà riscontrabili davanti alle opere qui in esposizione, per chi vuol vedere, per chi sa vedere, per chi non deve difendere le sue idee a prescindere dalle opere d'arte, nel tentare di serrare gran parte della produzione assegnata al pittore nel solo arco del quadriennio 1612-16, io credo che queste difficoltà possano essere superate se, in attesa del reperimento di più puntuali e dettagliati dati documentari da saper leggere, non da utilizzare a proprio uso e consumo, si valuta con serenità la ipotesi di una loro datazione anche oltre la fine del soggiorno di Ribera a Roma e anche oltre gli inizi della poi sua lunga attività napoletana, in particolare se si convenisse sulla possibilità, peraltro non azzardata, non inverosimile, che Ribera, già quando era a Roma, in
inviò sue opere di evidente accentuato impronta caravaggesca a committenti e collezionisti residenti a Napoli. Così come, una volta trasferitosi a Napoli, continuò a mantenere stretti rapporti di lavoro con l'ambiente romano. Non è che uno va a Napoli e si dimentica di Roma. Oggi a Napoli, Roma, arriviamo in 1:10 quando funzionano i treni, ma allora si arrivava in una giornata. Continuò a mantenere stretti rapporti di lavoro con l'ambiente romano. E con quanti? Spagnoli o di altra nazionalità, tra i quali appunto Pietro Cussida, i fratelli Benedetto e Vincenzo Giustiniani, il suo estimatore Giulio Mancini e altri che vengono citati in carte e documenti, come ha ricordato Gianni Papi nel suo intervento, avevano già avuto modo di conoscere e apprezzare la sua produzione romana, possedendone anche alcuni esempi. Del resto, a esaminare con occhio attento le tele superstiti dell'apostolato della quadreria dei Girolamini di Napoli, di cui fa parte il San Pietro qui esposto, o con datazione di qualche anno più avanzata il Sant'Andrea e il Cristo flagellato qui esposto, così come il martirio di San Bartolomeo della collezione Pallavicini a Roma, che è forse identificabile con la tela pagata a Napoli nell'ottobre del 1618 dall'agente toscano Vincenzo Vittori, del tutto concordante stilisticamente con i dipinti. Il San Sebastiano, finalmente è uscito un documento che ci dice commissionato nel 17 e forse completato nel 18, o con il San Pietro penitente, entrambi qui esposti, della parrocchiale di Osuna. O ancora con le due versioni del Democrito sorridente, una, quella alla vostra sinistra, da presso Corsini a New York e ora a Monte Carlo, e l'altra in una già anch'essa presso Piero Corsini, poi passato in una collezione privata a Lugano. O il San Matteo e l'Angelo di una collezione cilena, che ha fatto vedere prima anche Craig Felton, unico elemento superstite della serie con i quattro evangelisti, dipinta per il principe Marcantonio Doria e pagata, ancora in corso di esecuzione, tra il luglio del 1616 e il novembre del 1619. Da questi dipinti risulta ben evidente che se da un lato emergono ben nette le differenze formali, compositive e di resa pittorica rispetto alle probabili prime opere dello spagnolo a Roma, dall'altro, dopo il 12 sempre, dopo il viaggio e il soggiorno a Parma, dall'altro vi si riscontrano con non minore evidenza marcate affinità con altri dipinti, dal ritratto di uomo della Gemalde Galleria di Berlino, il cui modello è identico, si è visto ieri, a quello del Sant'Agostino della Galleria Regionale di Palermo, naturalmente bisogna saper vedere, perché uno non ci vede, cieco, poi non si può fare niente, a San Pietro e San Paolo del Museo des Beaux-Arts di Strasburgo, a Sant'Antonio Abate di Barcellona, alla stessa serie dei sensi ricordata da Giulio Mancini, ripeto, solo nel 1620, ed identificata convincentemente da Gianni Papi con quella realizzata per Pietro Cussida o Pietro Cussida, che la critica recente ritiene realizzate a Roma e data per lo più, abbiamo visto anche prima nell'intervento di Craig Felton, tra il 1614-15 e i principi del 1616. Senza considerare, tuttavia, che almeno una parte di questi dipinti, compreso l'Origene di Urbino, è vero che sono elencati in inventari di collezioni romane, ma si tratta pur sempre di inventari redatti dopo il 1620, quando Ribera già da alcuni anni aveva lasciato Roma e si era definitivamente trasferito a Napoli.
Questi sono infatti i casi dei due inventari cui si fa più spesso riferimento per la identificazione di alcune opere assegnate allo spagnolo al tempo della prima maturità e datarle negli anni romani. Primo inventario. L'inventario redatto nel marzo 1624, 24 signori e signori, dei beni che Giovan Francesco Cussida ereditò nel 1622 dal padre Pietro, che era morto, che sarebbe morto l'anno successivo, nel 1623. Quindi un inventario del 24. L'inventario dei beni del cardinale Benedetto Giustiniani a Roma, redatto nel marzo del 1621, e quello di Vincenzo Giustiniani, redatto addirittura nel 1638, il che evidentemente non significa di necessità che tutte le opere, compresi i sensi oggi variamente dispersi tra sedi diverse, e un Cristo deposto, finora non identificato, che Giulio Mancini ricorda, ma ripeto, solo intorno al 1620, dipinti da Ribera per uno spagnolo, verosimilmente secondo la proposta di Papi, l'aragonese Pedro Cussida, non tutte queste opere necessariamente furono realizzate durante il soggiorno a Roma, e non piuttosto, come io sono convinto, anche, non tutti, ma in alcuni casi, dopo il trasferimento del pittore nella capitale del viceregno meridionale. Ciò che consentirebbe di datare finalmente con maggiore credibilità l'intero nucleo di dipinti che va dal Gesù tra i dottori di Langres alla negazione di Pietro della Corsini di Roma, affiancata dalle tele stilisticamente affini di Urbino, di Palermo, di Berlino, di Barcellona, dal San Sebastiano e dal San Pietro Penitente di Osuna, e i dipinti dei Girolamini di Strasburgo che ho prima citato, in un arco di tempo meno ristretto e che a mio avviso va fissato all'incirca tra il 1614 più 15 e il 1617-18 se non 19. In fondo non stiamo parlando di Berlino e Roma, non stiamo parlando di Parigi e Palermo, stiamo parlando di due città come Roma e Napoli. Il fatto che alcune opere possano essere state realizzate a Roma, completate a Napoli o realizzate a Napoli e mandate a Roma non è un disastro. Napoli non sarà stata nel 1600 l'ombelico del mondo, ma certamente non lo era il piccolo borgo medievale di Roma, il cui solo fatto importante ieri, come purtroppo anche oggi, era la presenza del Santo Padre. Quindi, una città come Napoli, seconda in Europa dopo Parigi, aveva una certa importanza, ma noi non la vogliamo definire campanilisticamente l'ombelico del mondo. Ma non ci venisse a dire che Ribera è un grande pittore dopo Caravaggio a Roma, lo è anche a Napoli, è forse un po' meglio che a Roma, perlomeno ci ha sposato a qualcuno. Per di più, non è senza significato, per la più convincente collocazione cronologica in stretta contiguità tra Roma e Napoli. Quindi non dico che è stato fatto tutto a Roma o tutto a Napoli, c'è contiguità, basta guardare le opere, che per la figura di Susanna, nella tela della Galleria Caelus, Ribera abbia utilizzato, quando forse a mio avviso era già nella capitale vicereale, abbia utilizzato la stessa modella che è presente per dipingere una delle sorelle di Lazzaro nella tela qui al Prado. Sono due dipinti che Papi data negli anni romani e che io invece dato negli anni napoletani, ma Napoli non è l'ombelico del mondo. Così come, guardate la Pietà di Londra, dipinta per Marco Antonio Doria,
Così come la Maddalena, che è nel Calvario di Osuna, è la stessa presente nelle due redazioni di diverso taglio compositivo, ma pittoricamente identiche, della Maddalena penitente di Capodimonte, che è qui in mostra, di un'altra Maddalena che spero di avere in mostra a Capodimonte, è della collezione Chigi, e della Pietà della National Gallery di Londra, che è documentata ormai chiaramente per Marcantonio Doria tra il 1620 e il 1622-23. Ma ancora, come non accorgersi che Ribera, anche per le figure di Lazzaro nella tela del Prato e di Cristo nel Calvario di Osuna, ma io direi addirittura del San Sebastiano nella tela di Osuna, e nella Pietà di Londra si è servito di uno stesso modello? Il che porta a datare anche la resurrezione di Lazzaro, per la quale è stata proposta una collocazione nei tardi anni romani, con maggiore probabilità in stretta vicinanza alle due citate composizioni di Osuna e di Londra, datate 1618, cominciate nel 1617 e 1620-21. Ripeto, non è una tragedia. Non voglio ulteriormente forzare qui la mano, come si dice e si fa in Italia, ma si è inoltre davvero convinto che tutte le personificazioni dei sensi a noi note, ammessa che siano le stesse della serie segnalata da Mancini nel 1620 ed edificate giustamente da papi con quelle inventariate nel 1622 nei beni di Giovan Francesco Cussida, siano state tutte dipinte a Roma? Perché mi chiedo, se da un lato i singoli elementi della serie presentano tutti evidenti affinità di taglio compositivo, di soluzioni pittoriche, con dipinti come l'Origene di Urbino, vediamolo di nuovo, il Profeta di Catania, il Sant'Antonio Abate di Barcellona, i Democriti già di Piero Cossini, dall'altro lato non è meno evidente che il personaggio scelto da Ribera per la personificazione del gusto, dopo devo fare un'osservazione, mi chiedo scusa da napoletano su quello che c'è nel piatto, inoppugnabilmente il pittore ebbe di sicuro come modello riferimento, e questo fu già segnalato da Mina Gregori nell'85, l'oste pingue e gioviale che compare a ricevere i pellegrini nella sua locanda, nella Pala della Madonna della Misericordia, a voi tutti nota, dipinti dal Caravaggio all'inizio del suo primo soggiorno romano napoletano. Ho sentito dire che in questo piatto una volta ci stanno gli spaghetti, un'altra volta ci stanno i bucatini. E tutte... Signori, non è neppure la trippa alla romana, come un mio amico ha detto ieri, perché la trippa alla romana è un'altra cosa, e poi alla romana. Qui si tratta di un piatto che ancora mia nonna faceva 30-40 anni fa. Si prendono le interiora di un capretto o di un agnello, l'intestino, non so come si traduce in spagnolo, ma tanto si capisce. Lì si pulisce, lì si bollisce, lì si taglia a pezzetti, si mette il limone sopra, qualcuno ci mette anche l'aceto, si può mettere anche del formaggio e si mangia. Con un bel pezzo di pane casareccio, casero, va bene? E con una bella bottiglia di vino tinto, va bene? Quindi non è pasta, non sono bucatini, non sono vermicelli, non è neppure la trippa alla romana, è semplicemente il pasto più povero dei napoletani, l'interiore di un agnello, di un capretto, puliti, lavati, in alcuni casi tagliato, in altri casi arrotolato. Un piatto che io non ho mai mangiato e che non mangeremo anche oggi. Torniamo di nuovo a che? In dialetto napoletano si chiamano Dastaniel, tradotto nell'italiano forbito che non mi caratterizzi, intestini lessi. La trippa è una cosa. Allora, il che
se non lo si vuole intendere come indicativo, quindi questo rapporto col quadro di Caravaggio, di una realizzazione del gusto e forse dell'olfatto agli inizi dell'attività a Napoli, completando quindi la serie che probabilmente aveva cominciato a Roma, è comunque un dato che conferma ulteriormente che Ribera, già prima del 1616, certamente anche in più occasioni e in tempi diversi, fu nella capitale vicereale. Qui stabilì stretti rapporti di famiglia con il futuro suocero e la futura sposa, soprattutto nell'interesse di ereditare poi dal futuro suocero un grande taglier che Azzolino aveva, e oltre che le commesse dal principe Marcantonio Doria, sia con i vari committenti locali, che erano certamente spagnoli, ma anche di altra nazionalità meridionale. Così come quando si trasferì definitivamente a Napoli, torno a ripetere, non solo forse tornò spesso a Roma, e che era facile, ma sicuramente continuò ad avere rapporti di lavoro con i suoi committenti, con i suoi collezionisti che aveva conosciuto e frequentato durante il precedente soggiorno romani. Si può andare a Napoli e restare amici come prima con i romani e viceversa. Grazie.